Il primo problema nel raccontare l'evoluzione umana è da dove farla cominciare. Noi in questa serie del Bo Live, dedicata appunto alla storia umana profonda, abbiamo pensato di farla cominciare 6 milioni di anni fa. È una scelta un po' arbitraria, che però ha un senso. È arbitraria perché l'evoluzione è un processo continuativo, non ci sono dei momenti da cui comincia una storia e ne finisce un'altra. E è un flusso, una continua trasformazione e noi esseri umani siamo cugini di tutti gli altri esseri viventi, anche di quelli più lontani da noi, molto diversi da noi. Si prendono i 6 milioni di anni come inizio di questa storia perché è il periodo in cui pressappoco, diciamo tra i 7 e i 5 milioni di anni fa, è vissuto, noi sappiamo, in Africa, un animale che purtroppo non abbiamo mai trovato, perché non abbiamo mai trovato i resti fossili di questa creatura, che però siamo sicuri essere stato l'antenato comune tra noi e gli scimpanzé. Noi quando andiamo al giardino zoologico e guardiamo uno scimpanzé negli occhi non stiamo guardando nostro nonno, anche se questo è un errore che facciamo spesso, stiamo guardando nostro cugino, cioè stiamo guardando il nostro cugino di primo grado, una specie con la quale abbiamo avuto un antenato comune che è vissuto appunto 6 milioni di anni fa in Africa. Non sappiamo come era fatto, però molti dati ci fanno pensare che era più simile a come sono oggi gli scimpanzé rispetto a come siamo noi Homo sapiens oggi. Che cosa è successo 6 milioni di anni fa in Africa? Allora, prima di questo periodo c'erano tante altre storie, c'erano tanti altri ominidi, cioè grandi scimmie che giravano per l'Africa e anche per l'Europa e per l'Asia. Però noi siamo sicuri che questo antenato comune è vissuto in Africa perché i suoi immediati discendenti, ominini, cioè quelli che fanno parte della nostra sotto famiglia, sono vissuti lì, nelle vicinanze. E tutto probabilmente è cominciato quando in Africa sono avvenuti una serie di cambiamenti ecologici su larga scala. L'ecologia è fondamentale per capire l'evoluzione, perché l'evoluzione non è un gioco soltanto nel tempo, ma è un gioco che avviene in uno spazio geografico, fisico, e quindi è continuamente perturbato da fattori ecologici. L'Africa in particolare in quel periodo cominciava a essere separata in almeno due grandi zone: quella occidentale, molto più umida, bagnata dalle correnti umide dell'Oceano Atlantico, e quella invece che diventava un pochino più secca, un pochino più arida gradualmente nella parte orientale. Si stava formando, si era ormai quasi completamente formata, cioè la Rift Valley, quella grande spaccatura verticale che va praticamente dal Mare del Rosso, Mar Rosso, scende giù e arriva fino in Sudafrica. Questa è una storia molto, molto importante da raccontare, perché da quel momento in poi, da quando c'è stato quell'antenato comune, che su questo tavolo noi abbiamo immaginato come se fosse lì davanti a tutte queste forme, che cosa è successo subito? È successo che gli antenati degli scimpanzé sono andati avanti per conto loro e sono vissuti nella parte occidentale. Invece i primissimi potenziali nostri antenati sono rimasti isolati nella parte più orientale, o quantomeno nella parte più settentrionale e orientale dell'Africa. E subito che cosa hanno fatto? Si sono ramificati, cioè hanno dato origine a delle specie figlie, si sono diversificati e sono proprio quelle che vedete qua all'inizio. Questi sono i bellissimi calchi del Museo di Antropologia nostro dell'Università di Padova. Questi davanti, proprio all'inizio della nostra storia, si chiamano Early Hominis, che in inglese, che in italiano significa i primissimi ominini, cioè le primissime forme staccatesi dall'antenato comune con gli scimpanzé e che presentavano alcune iniziali caratteristiche che poi si troveranno nelle specie successive fino ad arrivare al genere Homo e poi a noi. Questo per esempio è il Sahelanthropus chadensis, questo è l'Ardipithecus ramidus cadabba. E poi qui agli inizi c'era un'altra forma ancora, una terza, si chiamava Orrorin tugenensis, che aveva per esempio una caratteristica molto particolare. Gli abbiamo trovato un femore molto robusto, molto lungo e molto dritto, un indizio del fatto che quella forma probabilmente aveva cominciato a sviluppare una qualche andatura bipede. Non era bipede completa come noi, ma occasionalmente era capace di ergersi in piedi ed avere questo comportamento di esplorazione probabilmente degli spazi a terra. Quello è un indizio a mosaico delle caratteristiche umane. E poi già poco dopo troviamo una forma, un'altra, che si chiama Ardipithecus, l'Ardipithecus ramidus cadabba.
anche lui con qualche caratteristica un pochino più simile a noi, nella dentatura che diventa un po' più gracile, nella faccia che comincia ad assumere delle conformazioni, diciamo, meno scimmiesche, con gli zigomi meno pronunciati. Però diciamo che il concetto importante dal punto di vista evolutivo è che, come si vede benissimo anche da questa conformazione, immaginiamo che io, Homo sapiens, sono qua in fondo a questa storia. Là sono 6 milioni di anni fa e qui c'è tutto il percorso che separa me, Homo sapiens, dall'antenato comune tra me e gli scimpanzé. E quello che si vede chiaramente è che questa storia non è stata una scala di progresso. Non c'è una scala con una specie per volta che diventa sempre più umana da quell'antenato comune fino a me, che sono completamente umano, sono Homo sapiens. È una storia completamente diversa, è una storia di ramificazioni, cioè è un cespuglio sostanzialmente, quello che si chiama un albero filogenetico ramificato, cioè pieno di ramificazioni. E allora ci sono rami all'inizio, poi molti di questi rami si estinguono. Gran parte di queste sono storie che non hanno avuto sostanzialmente alcun tipo di seguito, e altre invece, molto difficili da individuare, hanno dato origine a una discendenza e quindi sono diventati, per esempio, le australopitecine, sono diventate le australopitecine robuste, fino che ad un certo punto, in una fase molto importante e cruciale dell'evoluzione umana, intorno a 2,5 milioni di anni fa, cominciano a comparire le prime forme del nostro genere, cioè del genere Homo. E dobbiamo immaginare che ciascuna di queste specie è una sorta di mosaico di caratteristiche uniche, sue proprie, cioè ha molte caratteristiche scimmiesche, noi diciamo, cioè delle forme precedenti, ma compare qua e là qualche tratto che poi ricorderà le specie successive. L'evoluzione è un'esplorazione di possibilità. Non siamo diventati umani tutto in un colpo, non siamo diventati umani attraverso una scala di progresso, ma siamo diventati umani esplorando tanti modi diversi di essere umani, finché a un certo punto siamo arrivati a noi. Ma questa è una storia ancora là da venire.